Grazie. Grazie. È per me, è per me. Sì, è solo per te. Grazie. Allora, noi siamo, volevamo dire questa cosa, noi siamo entusiasti di iniziare questo 2024 perché noi ci riteniamo delle persone fortunate, soprattutto una coppia fortunata. No, questo vale per te. Quest'anno noi festeggeremo 20 anni che stiamo insieme. Visto? Visto? Hai visto? Mi hanno fatto l'applauso sul fatto che siamo insieme da 20 anni. A te? Perché? La pazienza che ho tenuto. Non è vero, l'applauso era per me. Perché? Po' coraggio che ho tenuto. Ma c'è una cosa ancora più bella. È vero. Quest'anno noi festeggeremo 6 anni da genitori. Sì, non lo so se lo sapete tutti, ma abbiamo una bambina, si chiama Sara, ed è la nostra gioia più grande. Avete mai pensato a come i bambini ti cambiano la vita? A come ti riempiono le giornate? A come ti rendono felici? A come ti levano la salute? Mamma, noi siamo uccisi, guarda, da questo come si è ridotto. Claro, non piacerò. Per carità, per carità, non ci confondete. Noi siamo grati perché siamo diventati genitori e i bambini sono un dono di Dio. Padadernami. Da adesso in poi però, se proprio ci devi fare un regalo, facci la busta. Non ci fraintendete. Non ci fraintendete. Sara è il nostro orgoglio, soprattutto il mio, perché tale e quale a me. Sono sicuro che presto sarà alla mia altezza. No, veramente già da superato. Però se poi è così tremenda è tutta colpa sua. È colpa mia? Sì, è colpa, e perché non ho capito? È colpa tua perché la vizi troppo. Vabbè, ah, questo è vero, è la verità. Ah. C'è una giustificazione però. La bambina è stata sfortunata col padre e mo deve recuperare. E poi non è colpa mia. Se proprio vogliamo parlare non è colpa mia ma è colpa tua. Mia? Sì. È colpa mia? Sì, è inutile che fai l'indifferenziato. L'immondizia. Allora, la bambina manca la figura paterna. Ma se io sono sempre a casa. Appunto, sei sempre a casa. Dove ero curto e si pensa che sia fratellino. Sta tutto confuso, nostra figlia. Però io ormai veramente chiedo aiuto a tutti. Dobbiamo trovare una soluzione perché io sono troppo stanca, non sì, ce la no, faccio più. Veramente non è una problematica che noi possiamo mimetizzare. Ah? Non ho capito. Mamma. Hai detto una cosa sì, che sì, non è una problematica che possiamo prendere sotto costo. In offerta. Mamma mia, come brutto a che fa con la gente ignorante. Ma quanta ignoranza in un corpo così piccolo. Ma si cade, cioè come ci fa a sede? Allora, c'è una problematica che uno può minimizzare. Bravo, è la stessa cosa. Ma magari è sinonimo. Facciamo assai, andiamo avanti. Sì. E me. Allora, magari è pure colpa nostra, perché è la prima figlia, c'è un'esperienza, magari la vediamo più tremenda di quella che è, ci può non stare. È vero, mi dovete credere. L'altro ieri sono entrata nella camera sua, c'era il vuoto intorno a lei. I puzzle per paura si erano montati solo loro e si erano nascosti dentro agli scatoli. I veloci a una onda sopra il letto si stavano buttando giù quando improvvisamente acchiappai a Barbie e Ken di faccia fuori la porta con le valigie in mano che mi diedero le chiavi della villa e mi dissero: uè, qua stanno le chiavi, noi ce ne andiamo dentro al monolocale, ma ce n'ha mai racca. Però la cosa peggiore in assoluto sapete qual è? Gli altri genitori. Tutti i professori pronti a dare consigli. L'ultimo consiglio è stato: per far addormentare prima la bambina la dovete far stancare. Allora dissi: Vincenzo, tu sei il padre, occupatene di tu. Dissi: Vincenzo, tu sei il padre, occupatene. No, scusa, mi sono rimasto un poco spiazzato che questo non era scritto, quindi vuol dire che veramente non la sai ricevere. Tiratele tu, ah! Eh? Dissi: vedi, della tu oggi fai così. Ore 7 sveglia, ore 8 porta la scuola, ore 15 equitazione, ore 16 danza, ore 17 pattinaggio, ore 18 nuoto, ore 19 natacos, ore 20 cena. Ore 21 uno piezzendero. La bambina? No, io. Non ce l'ho fatta più. La vecchia.
Eppure è vero che sono 5 anni che non dormiamo. È vero, allora credetemi, stamattina stavo talmente stanco che non avevo neanche la forza di sputarmi in faccia. E mi chiamava a me! Già mi metto in decimità già! Non ci ho pensato, guardi, in quel momento. Comunque non ci ho pensato. Ci sono anche dei momenti bellissimi che noi genitori viviamo con i nostri figli. Quali? Quando accompagna a scuola e come bello! Allora, mo però, aspetta, ma adesso dobbiamo andare via. Sì. Perché abbiamo Sara, nostra figlia Sara, a casa che ci aspetta. Siamoci un attimo poco qua. Però volevamo dirle una cosa, Sara. Sì. Sara, anche se hai rubato tutto il nostro tempo migliore... è quello passato con te. Grazie! Grazie! Bravi! Enzo e Monica! Bravi! Posso dire una cosa? Sì. Parlavano prima di anniversari, di durata del rapporto. Sì. Sapete che, tu non so se lo sai, io e Ross quest'anno festeggiamo 25 anni di matrimonio. Che bello! Puntiamo ai 50, eh! Puntiamo ai 50. Vero. Ma che sta... anch'io quando c'è qualcuno che sta parlando col microfono. Sì, perché hai capito? Tu hai fatto bene.